19-24, ci sono ben 5 match ball per Chieri, che può chiudere benissimo il suo 2017 cogliendo l'intera posta in palio qui al Palascoppa. Riceve Gray, poi il primo tempo di Bertone, Murata salva tutto, Pizzasegola, ci arriva Caforio ma palla fuori, e allora si chiude qui Fenerachieri, espugna il Palascoppa 1-3 e quindi allunga in classifica proprio sul Soverato. Si chiude con una sconfitta il girone d'andata per il Volley Soverato, che cede in casa al Fenerachieri una partita dai due volti, iniziata bene, poi però dopo il pareggio nel secondo set, terzo e quarto set c'è stato un Soverato altalenante. Alice Pizzasegola, il tuo commento. Sì, siamo sicuramente molto amareggiate da questa sconfitta, anche perché è un po' che non si vince in casa e sicuramente ci dispiace. Sì, come hai detto tu, un po' altalenanti. Arrivavamo da un entusiasmo di Marsala di tre punti importanti, quindi speravamo di fare una gara più costante. Chieri sicuramente ha fatto una bellissima partita, soprattutto muro difesa, quindi è andata così. Il paradosso di questa squadra è che probabilmente è in casa soffre ancora più che fuori casa, perché fuori casa alla fine sono arrivate più vittorie in questo girone d'andata rispetto alle partite casalinghe. Come mai, nonostante ci sia un pubblico caldo che vincita sempre? Sì, sicuramente il nostro pubblico aiuta. È che in casa abbiamo sicuramente giocato contro squadre di vertice, appunto Ravenna, Rimini, lo stesso Chieri, quindi ecco, forse un po' quello. Coach Barbieri, arriva una nuova sconfitta casalinga, dopo la vittoria a Marsala si cede in casa per 3-1 alla Fenerachieri, una partita, dicevamo, con Pizzasegola altalenante del Volley Soverato. Nel corso degli stessi parziali si è avuto la sensazione di una squadra che a volte sembrasse quasi assentarsi dalla gara. Sì, non siamo stati costanti sicuramente a livello mentale, però vabbè, abbiamo delle carenze evidenti nei fondamentali di seconda linea, perché abbiamo preso 14 ace, sono forse un po' troppo tanti, ecco, pur avendo davanti una squadra che ha battuto benissimo. Stiamo lavorando per cercare di mettere a posto, come già detto, questi fondamentalità qua, che oggi noi siamo nettamente inferiori agli altri, ecco, questo sia molto chiaro, però ci stiamo lavorando, dobbiamo lavorare, cercare di migliorare. Per quanto riguarda la prima linea, secondo me siamo un'ottima squadra e dobbiamo lavorare su questi fondamentali, e poi il resto lo vediamo. Comunque siamo negli otto della Coppa Italia, siamo in corsa, non dobbiamo preoccuparci per una o due sconfitte in più, fa parte del gioco e andiamo avanti. Nella parte finale del girone di andata il cammino del Soverato si è quasi invertito, diciamo così, ci sono arrivate le sconfitte in casa e le vittorie fuori. Come spiega coach Barbieri, a suo giudizio, perché questa altalenanza di risultati e soprattutto perché queste difficoltà in casa, che dove rispetto alle prime partite che si era vista una grande reazione della squadra anche nei momenti di difficoltà, in queste ultime invece è mancata? Beh, sinceramente non siamo molto forti, come abbiamo detto, in difesa, perciò fatichiamo meno a difendere dove le palestre sono un po' più grandi. Qua la nostra invece, i giocatori molto tecnici riescono meglio, sinceramente questo. Però non è importante quello, è importante che abbiamo vinto tante partite, è importante dove siamo in classifica, e questo ci gratifica, perché siamo partiti per andare ai playoff e siamo in piena corsa. Però è innegabile che si vuole sempre crescere, si vuole migliorare, e noi dobbiamo farlo sicuramente nei fondamentali che sappiamo. Torna Soverato da ex Costanza Manfredini e coglie un'importantissima e bella vittoria all'ultima partita del girone d'andata, un 3-1 intera posta in palio su un campo che tu conosci benissimo essere sicuramente difficile, è una vittoria quindi ancora più importante. Sì, per noi era una partita importantissima, come anche per Soverato. Comunque è una classifica molto molto corta, quindi questi tre punti per noi sono importanti, e per me è stato meraviglioso tornare a giocare qui. Ho visto tante persone che mi hanno accolta l'anno scorso con tanti cuore, mi hanno riaccolta oggi, e per me è stato molto bello tornare qui. Un Chieri che all'inizio ha avuto un andamento altalenante, invece adesso sta
acquisendo una certa costanza anche nei risultati, un gioco di parole, costanza è voluto, però per dire che è una squadra che adesso inizia, come suol dirsi, a carburare. Sì, assolutamente sì, abbiamo avuto un po' di alti e bassi soprattutto all'inizio, però adesso stiamo macinando gioco, poi anche continuare a giocare partite ravvicinate ci aiuta sicuramente. È un campionato difficile, quindi comunque la prima va a perdere contro Mondovì vince contro la prima, poi perde contro l'ultima, insomma è tutto un campionato un po' particolare, quindi gli alti e bassi ci stanno, l'importante è cogliere le occasioni, come per noi era questa, e noi siamo contenti di averla colta, insomma. Visto che siamo al giro di boa, anche un giudizio tuo su questo campionato sin qui disputato dalla tua squadra, che comunque all'inizio, alla vigilia del campionato, era comunque una delle accreditate a disputare comunque un campionato di vertice. Ma io sono molto contenta della mia squadra, siamo sicuramente in crescita, abbiamo tante cose da migliorare, tante cose che ci vengono bene, mi piace il gruppo, siamo un bel gruppo, quindi abbiamo un margine enorme di miglioramento e penso che possiamo fare molto bene quest'anno. Luca Secchi, anche lui torna da ex a Soverato, vittoria importante 3-1 qui al Palascoppa, si chiude alla grande questo girone d'andata per la sua squadra e quindi sicuramente si può guardare al futuro con maggiore fiducia. Sì, siamo venuti a fare una partita insomma decisa, credo, anche perché la posta in palio era abbastanza grossa per due buoni motivi. Il primo era l'ingresso in Coppa Italia, cercando di giocare la prima gara in casa nostra, e fortunatamente ci siamo riusciti. E la seconda era quella di prendere qualche punto di vantaggio, visto che in pochissimi punti sono schiacciate tante squadre. Campionato come equilibrato come questo, a memoria io non lo ricordo, e quindi ogni punto che fai diventa fondamentale, specie se poi come oggi li si prende su un campo di una squadra molto forte e in un campo così caldo che conosco bene come Soverato, in cui è stato veramente un piacere tornare. Una squadra, la sua, che non si è mai disunita, è rimasta sempre concentrata, è partita subito sotto 9-4 nel primo set, però poi ha recuperato e nell'unico set perso comunque ha giocato punto a punto, indice del fatto di una squadra concentrata che sapeva quello che voleva e doveva fare. Sì, credo che siamo venuti qui con un obiettivo molto preciso in testa e siamo riusciti a portare a casa la posta in palio. Noi siamo una squadra molto giovane e come tutte le squadre giovani si fa fatica a tenere una continuità di gioco e dimostriamo di avere dei colpi veramente di altissima qualità e anche delle cose molto, molto meno qualitative, e quindi mettiamo degli errori banali su cui ancora abbiamo tempo per maturare e capire quali sono i momenti, soprattutto per forzare, per gestire, per giocare con un po' più di testa e in alcune circostanze con un po' meno istinto. Infine, essendo al giro di boa, quindi esattamente a metà stagione, un giudizio anche sul Volley Soverato, se era una partita che si aspettava in questa maniera o forse un Soverato che forse nel quarto set è sembrato un po' arrendevole? Dunque, secondo me Soverato è una squadra molto forte e Non l'alleno tutti i giorni, quindi non mi addentro nello specifico, però per me è composta da giocatori forti di livello internazionale, da giocatori di esperienza che questa categoria la conoscono molto bene, la qualità è altissima. Quindi la verità è che purtroppo giocare in un campionato come questo, tra il vincere o il perdere c'è un filo sottilissimo, spesso e volentieri, e un colpo a volte cambia l'equilibrio di un set. Noi siamo stati bravi e fortunati oggi, credo che Soverato abbia dimostrato di esserlo in altre occasioni. Oggi è andata così, ma il campionato è molto lungo e i valori di questa squadra prima o poi verranno fuori, perché oltre ad un sestetto di alto profilo, anche tutta la rosa allestita è veramente di grande qualità.